È la seconda volta che provo a fare questo video, perché il primo YouTube, non so per quale motivo, me l'ha bloccato. Ieri sera, nella notte italiana, c'è stato l'attentato a Donald Trump. Qualcosa di veramente grave, veramente pericoloso. Si stava per sfiorare la tragedia. Ok, fortunatamente non è successo niente. Fortunatamente Donald Trump se l'è cavata con una semplice ferita all'orecchio, ma per questione di millimetri poteva verificarsi la tragedia. Ma la cosa più surreale che è successa ieri non è stata l'attentato a Donald Trump, è quello che è successo su Twitter, oggi X. Un utente, tale Mussoligno, ok, posta un tweet in inglese nel quale dice che è stato catturato l'attentatore di Donald Trump, un certo Mark Violetz. Cos'è il genio? Da quel momento, su tutte le prime pagine dei giornali mondiali spunta il faccione di Mark Violetz, allegato nel tweet di Mussolini. Un faccione anche abbastanza intimidante che rendeva credibile la cosa. Peccato che questo Mark Violetz non sia altro che Marco Violi, ovvero uno youtuber giallorosso che viene spesso preso di mira su Twitter. In poche parole, il faccione di uno youtuber italiano, nemmeno tanto famoso, è stato sparato su tutte le testate giornalistiche mondiali come l'attentatore di Donald Trump. Questo ha dell'incredibile. Ha dell'incredibile la faccia di Marco Violi sotto titoloni a caratteri cubitali in tutte le lingue del mondo, perché ho visto titoli in italiano, in inglese, in francese, in indiano, in pakistano, in tedesco, in qualsiasi lingua. Questa cosa, che fondamentalmente fa ridere, possiamo definirla come una burla pesante. Pesantina, perché se io fossi Marco Violi un bel po' di querele le sparerei a manetta e mi arricchirei anche per la cosa, come è giusto che sia, visto che la mia faccia è stata accostata a quella di un presunto assassino. Ma la cosa che fa più imbarazzo, mettiamola così, è il fatto che il giornalismo mondiale è morto. Signore e signori, è morto. Perché se 90.000 giornali al mondo hanno preso come veritiero un tweet di uno stronzo come me e come voi, vuol dire che le fonti non vengono minimamente considerate. Vuol dire che il primo idiota che scrive su Twitter viene preso come la bocca della verità. E questo è gravissimo, questo è gravissimo. Per ore, Marco Violi è stato l'attentatore di Donald Trump, ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto della gravità della situazione? Ci rendiamo conto che le testate giornalistiche mondiali, le migliori testate giornalistiche mondiali, non verificano le fonti? E questi dovrebbero essere coloro i quali ci informano, coloro i quali ci spiegano cosa sta succedendo nel mondo. Non riescono a distinguere un attentatore da un povero Cristo youtuber. Ma ci rendiamo conto? Il giornalismo, ragazzi miei, io vi giuro, pensavo fosse solo un problema italiano. Ve lo dico sinceramente, io fino a oggi pensavo fosse solo un problema italiano. E invece no, è un problema mondiale. Pur di avere l'anteprima, pur di avere la notizia prima degli altri, il giornalista moderno non verifica le fonti e questo, a mio avviso, è qualcosa di gravissimo, veramente gravissimo. Non ho parole.